pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ed eccoci pronti ad iniziare un nuovo viaggio nel mondo della musica che oggi ci porta al 1996, quando uscì Free to Decide, il secondo singolo estratto dal terzo album dei Cranberries, To the Faithful Departed. Ecco che la canzone, in tonalità di sol maggiore, con un tempo di 118 battiti al minuto, è stato scritto sia per il testo che per la musica da Dolores O'Riordan e prodotto da Bruce Fernburn. La canzone raggiunse un successo minore nelle classifiche nella maggior parte dei paesi europei, ma non in Canada, dove invece ecco che ottenne la posizione numero 2 della chart. In America poi si piazzò al 22esimo posto della Billboard Hot 100 e alla numero 8 della Modern Rock Tracks Chart. Il 2017 è stato l'anno in cui il brano invece è stato ripubblicato in versione acustica per il disco Something Else, sempre dei Cranberries. Quanto al videoclip di accompagnamento, è stato diretto da Marty Kallner e girato in un deserto. La cantante del gruppo, Dolores O'Riordan, fugge dalla stampa, la si vede che guida la sua Jeep, mentre la band si esibisce con alcuni muri gialli alle spalle. La O'Riordan appare poi in abito bianco, cantando la canzone in una gabbia per uccelli e ballando accanto a una cornice gigante. Gli ultimi 30 secondi del video riproducono un interludio in cui l'intero video torna poi all'inizio. Di sicuro questo brano ci permette di parlare dei Cranberries, di riascoltarli, loro icone del rock degli anni 90. Si stima che il gruppo abbia venduto intorno ai 50 milioni di dischi in tutto il mondo. I Cranberries sono diventati famosi a livello internazionale, come detto, negli anni 90 con il loro album di debutto Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?, che divenne un successo commerciale, raggiunse la top 20 degli album nella classifica statunitense Billboard 200. Lo stesso risultato avvenne anche per i dischi successivi della band, No Need to Argue, To the Faithful Departed, che appunto contiene la nostra hit di oggi, ma anche Bury the Hatchet e la raccolta Stars, il best dal 1992 al 2002, con anche 8 singoli tra le prime 20 posizioni nella classifica dei Modern Rock Tracks. Il loro quinto album in studio, Wake Up and Smell the Coffee, fu pubblicato invece nell'ottobre del 2001. All'inizio del 2009, dopo una pausa di 6 anni, ecco che Cranberries si riunirono nuovamente, iniziarono un tour in Nord America e poi proseguirono anche in America Latina e in Europa. E in questa occasione la band registrò anche il sesto album, Roses, nel maggio del 2011 e lo pubblicò a febbraio del 2012. Something Else, un album che copriva molte delle canzoni più popolari della band insieme a nuovi accompagnamenti orchestrali da parte della Irish Chamber Orchestra, è stato invece pubblicato nell'aprile del 2017 insieme a 3 inediti. Purtroppo la band ha subito un bruttissimo colpo e con lei anche i fan quando il 15 gennaio del 2018 la cantante Dolores O'Riordan è stata trovata senza vita in una stanza d'albergo a Londra. I Cranberries hanno confermato a settembre del 2018 che non avrebbero continuato come band, ma hanno pubblicato solo il loro ultimo album di inediti, In the End, si intitola, nell'aprile del 2019. Da allora il silenzio, che vogliamo in qualche modo rompere oggi con questo singolo a cui vi lasciamo. Buon ascolto!